Siete pronti a piangere? Perché questo gioco credo che ci farà lacrimare un po'. È basato su delle storie vere di bambini del dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale. So solo questo, però molti di voi me l'avete consigliato. È un gioco per mobile, è uscito anche su Steam da poco. E insomma, dovrebbe darci emozioni e magari anche insegnarci qualcosa. Quindi, un gioco di qualità! Ok, andiamo con un new game. Nel 1940... La guerra mondiale, insomma, era in Europa. La Norvegia era stata presa dalla Germania. Nel 1945 la seconda guerra mondiale finisce e la Norvegia è stata liberata. La nazione è felice e festeggia. Dopo 5 anni di occupazione viene distrutto il simbolo del nazismo. Ok, non so se dirlo su YouTube perché non si sa mai. Comunque, 1948, 3 anni dopo, tu adotti un bambino. Quindi un bambino che è sopravvissuto alla guerra mondiale. Magari anche traumatizzato male. Possiamo scegliere il nostro bambino. Adottiamo il povero Klaus o la povera Karin. Non so, ho sempre voluto una figlia, quindi prendiamo una Karin. 1951 e abbiamo Karin così, che è sotto l'albero, che gioca. Insomma, abbiamo passato dei momenti già allegri con lei qualche anno dopo la guerra. Eccola qua, Karin è già contenta. Sono a casa. Ok, ora dobbiamo aiutarla a superare questo momento, perché lei ha vissuto delle robe assurde. Ha perso i genitori, ovviamente, se è adottata. Quindi dobbiamo cercare di migliorargli la vita e arrivare al finale buono. Perché sì, c'è un finale buono e può essere raggiunto solo con le nostre buone scelte. Ehi, ciao, allora ti sei divertita con Liv? Probabilmente è uscita con un amico di nome Liv. Sì, mi sono divertita tantissimo. Liv è il mio migliore amico. Abbiamo trovato questo strano albero nella foresta, era un po' inquietante. Sembrava che ci fosse un tesoro lì, un vero tesoro. Ma dopodiché ha iniziato a piovere. Ma noi comunque abbiamo fatto guardia al tesoro. Continuiamo a seguire pazientemente. Bisogna molto, secondo me, avere molta pazienza con dei bambini che ne hanno passate tante. E dopo abbiamo trovato che il tesoro era vuoto. Ma forse i troll hanno messo dei... I troll? Mi stai trollando? Torneremo dopo a controllare, perché i troll potrebbero aver messo dei soldi. Che gentili questi troll, pensavo che trollasse. Va bene, beh dai, veramente una cosa carina. Beh dai, carino, spero che vi siate divertiti tu e Liv. Oh, si è fatto un po' tardi. Adesso il sole è quasi tramontato. Allora, abbiamo la barra dell'unità, quindi posso fare 2 azioni durante la giornata che mi costano unità. Probabilmente sono delle azioni importanti. Ma devi vedere questa cosa. Guarda, Liv mi ha fatto un regalo per il mio compleanno, che sarà domani. Oh cavolo, io non lo sapevo neanche. Posso aprirlo adesso? Dai, farò veloce. Dovresti aspettare il compleanno. Cioè, bisognerebbe anche educarla, perché credo che Liv vorrebbe che tu aspettassi. Proviamo a mettergliela così. Magari forse è più intelligente aspettare. Sì, penso che tu abbia ragione. Oh, non vedo l'ora di scoprire cos'è. Ok, è arrivata una lettera. Puoi leggerla, non ti costa unità di tempo. Va bene. Tra l'altro questo gioco qui costava 2 euro, ma questi soldi... I soldi vanno ad un'associazione che si occupa a bambini come lei. Il consiglio dei vicini, il consiglio dei Dinkleberg ha parlato. C'è un gatto che si aggira a mangiare i fiori dei vicini. Noi chiediamo che il gatto rimanga dentro d'ora in poi. E vabbè, è il mio gatto, spero di no. Non l'ho educato a mangiare fiori. E abbiamo anche un giornale della giornata. Va bene. Che cos'è? Ah, vabbè, roba d'adulti, bleh. Tu adesso non vai a studiare, non è vero? È così noioso quando vai lì. E mi avevi promesso di farmi un bagnetto. Ok, dovremmo anche lavare nostra figlia, quindi abbiamo una barra di unità e adesso dobbiamo, credo, lavarla. Delicatamente e gentilmente, prego. Con la spugna. Blu, 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 le mille bolle, bolle blu, le mille bolle. Delicatamente gentili. Delicatamente gentili, perché ne ha vissute. Voi non sapete cosa ha vissuto. Questa ragazza veramente gli cagherebbe in testa a tutti per quello che ha vissuto. È già un'adulta da quel punto di vista. Ha vissuto più di quanto ho vissuto io in 21 anni. Vabbè, adesso se magna, se magna in romano. Sì, se magna, andiamo in cucina. Ok, l'ho pulita per bene. Come si fa a magna? Andiamo per di qua. Perfetto, potere del teletrasporto, mi piace.
Ok, fai Però, ok che hai passato dei momenti duri, però credo che tu sia abbastanza grande anche per mangiare con il cucchiaio tu, però niente, devo farlo io a quanto pare, magari è molto molto provata. Ah, è veramente tardi. Forse è tempo di andare a dormire. Vedete, abbiamo rifillato le due barre. Andiamo a dormire. Oh, sonno, tanto sonno. Quindi ora si è attivata l'icona del sonno. Dobbiamo mantenerla proprio in salute. Quindi andiamola a letto, dentro le coperte. Oh, voglio proprio dormire. Dai. Non vedo l'ora di dormire, così domani arriva più veloce e potrà scartare il regalo. Sarò finalmente più grande. Come sono felice. Liv si è presa ben tre regali per il suo compleanno. E io quanti ne prenderò? Se me lo dicevi prima, cavolo, non sapevo neanche il suo compleanno. Adesso. Vabbè, anche tu ti prenderai dei bei regali, non preoccuparti. Oh sì, non vedo l'ora. Ci divertiremo un mondo, te lo prometto, gli dico. Ok. Buonanotte, puoi anche essere scortese, eh? Quindi bisogna stare attenti a dire le scelte giuste. Ok, ora la nostra Karin, come si chiamava? Devo riguardarmi, comunque. Mi è arrivata una lettera. Vediamo un po' che lettere ci sono arrivate. Cosa devo guardare qui? Sto cercando magari notizie sui suoi genitori, magari sono ancora vivi. Può essere, eh? Produzione nazionale delle uova in declino. Non abbiamo molte uova per il mercato. Abbiamo bisogno di soldi, però hanno bisogno anche di uova. Quindi c'è un po' un fabbisogno di uova. Ok, le uova. Questa è lei da piccola, quindi l'ho adottata presto. O sbaglio? Sì, l'ho adottata abbastanza presto la bambina. E si è già fatto tipo. Possiamo anche vedere quanti anni ha. 3, 4, 5, 6 anni. Quindi probabilmente domani ne compie 7. Credo. Perché questo è Natale, quindi sì. Le foto sono fino a qui. Quindi lei ha 6 anni al momento. Va bene, dai. Cavolo, 6 anni. È nata proprio. Probabilmente era una neonata quando è finita la guerra. 17 agosto. Non posso fargli un regalo. Scusate se a volte scherzo un po', cerco di sdrammatizzare. Non è per cattiveria. Ma lo sapete come sono fatto. Cerco proprio di sdrammatizzare tutto io. Lei sta dormendo? Possiamo finire la giornata? Spegni la luce per finire la giornata. Bene. Ok. E siamo a sabato. Ora vediamo. Buongiorno. Ora devo lavarla. Ok, laviamogli la faccia, quindi possiamo, non so se andiamo qui, prendiamo il lavatoio, ecco, la puliamo per bene. Dobbiamo trattarla bene, come un oggetto prezioso, come il mio tesorino. Esatto. Oh, guarda che brava. Ma chi è la più bella figlia del mondo? Chi è la più bella figlia del mondo? E lei è la più bella figlia del mondo. È il mio compleanno! È il mio compleanno! Ma certo, e io non ho ancora fatto un regalo. Santo cielo! I troll me l'hanno rubato. Non ho quasi dormito la notte. Mannaggia, ecco perché la barra del sonno è bassa. Ho 7 anni adesso! 7! Sembra un po' diversa. A dire il vero, no, è meglio per te, dai, c'è tempo per invecchiare. Comunque, Karin si chiama. Oh, Karin, sei tu! Non ti riconosco più! Wow, sono cresciuta! Bene, l'abbiamo resa più felice, non so, vuole essere adulta. Liv dovrebbe avermi mandato una lettera di buon compleanno. E andiamo a vedere, non lo so, possiamo andare a vedere? Torniamo nella stanza e vediamo. Sì, è arrivata una lettera. Sì, è arrivata! Tanti auguri di buon compleanno! Mi dispiace non essere lì, però non vedo l'ora di iniziare la scuola e così possiamo andarci assieme. Sei la migliore, Liv. Ho toccato il troll ieri e ti ho mangiato la mano? Non lo so. È una lettera di Liv. Ah, è veramente. Ha visto un troll. Vorrei giocare con Liv oggi e ogni giorno, ma adesso deve visitare sua zia a Jondheimen. Oh, è il regalo di Liv. Mi sono quasi dimenticata. Cioè, ci hai pensato tutta la notte e ora ti sei dimenticata? Vabbè, comunque puoi guardarlo. Oh, un pallone. Un cacchio di pallone. Possiamo giocarci adesso? Va bene, con questo abbiamo vinto i mondiali europei. No, forse non con questo, facciamo finta di sì, così è più felice. Ma certo, wow! Prendila! Prendila! Prendila, cara! Sono campioni d'Europa! Sono campioni d'Europa! Vabbè, campioni di volleyball, forse. E cosa dovremmo fare adesso? Momenti liberi. Scegli un po' come spendere la giornata. Potresti
Devi... Allora, adesso dobbiamo essere bravi a bilanciare la giornata e fare le scelte giuste, perché possiamo solo fare 4 azioni. Dobbiamo capire bene cosa fare. Io vorrei magari fargli dei regali. Non so se posso uscire in città. Credo che dobbiamo farla mangiare. Vedete, la barra del cibo è un po' vuota, quindi dobbiamo stare attenti a fare le cose fatte bene. Quindi, gnam. Possiamo anche cambiare cibo? No, lo sai? A proposito del mio compleanno. Beh, Liv ha detto che sua madre gli ha fatto una torta. Tu pensi che potrei averne una? Mi piacciono le torte. Sei sicura che non vuoi la verdura come un'adulta? Potremmo dirgli questa, è un po' cattivella. Vabbè, dai, ogni tanto una frasetta troll ci sta. Oh, verdura! No! Posso avere una torta di verdure? Vabbè. No, non niente torta di verdure, grazie. Ok, possiamo andare a comprarlo allora. Quindi andiamo un attimo fuori. Clicca sulla... Allora, dobbiamo andare indietro. Clicchiamo sulla finestra. Così possiamo andare al negozio e comprare le cose per la torta. Quindi la torta si fa con questi ingredienti, sicuramente. Ci abbiamo anche del cioccolato. Bisogna anche andare qui, dobbiamo contare i soldi. Vabbè, credo di aver preso tutto per una torta. Torniamo a casa. Oh, che hai fatto? Ah, scusa, ho giocato con la pozzanghera e mi sono sporcata tutta. La mia maglietta è tutta bagnaticcia. Dobbiamo cambiargli i vestiti, mannaggia. Va bene, con la gentilezza sostiene tutto. Ricordati di non farlo però più, Monella, che poi ci devo lavorare. Guarda che non è che io sono anche molto ricco, quindi bisogna fare le cose bene. Però dai, ti metteremo un vestito più bello. Ah, molto meglio, grazie. No, non preoccuparti tanto, a volte i vestiti si sporcano, va tutto bene. Ah, meno male. Però comunque stai attenta. Vabbè, quindi è tempo di fare la torta? Allora, andiamo nella cucina e... Devo stare anche attento a non viziarla troppo, Bisogna essere dei bravi genitori. Non sempre essere troppo gentili è la cosa più adatta. Sono così eccitata. Dai, non ho mai fatto una torta prima. Ok, clicchiamo qua sugli ingredienti. E batti. Non so come sia diventata così. Vorrei anche fare le torte così veloci. Siamo veramente un duo. Potremmo andare a Norwegian Got Talent. Comunque, facciamo il compleanno. E allora sediamoci e mangiati la torta. Ovviamente le mani gliele ha mangiate il troll, quindi devo imboccarla io. Mi piacciono le torte e questa è la migliore che abbia mai mangiato. Mi hai fatto un regalo. Wow, non so cosa sia. Il libro che ho trovato tipo in cantina prima. Oh, che bello, dei pennarelli. Ti sei ricordato che li volevo. Grazie. E la sai una cosa? Potrai utilizzarli a scuola la prossima settimana. Oh certo, mi sono quasi dimenticata, non vedo l'ora. Grazie mille per il mio regalo, lo amo. Oh, sai una cosa? Proviamoli ora. Puoi aiutarmi a disegnare? Andiamo nella mia stanza e disegniamo, e dai. Ok, beh, disegna già meglio di me questa qua a 6 anni, complimenti. Mamma mia. Ok, facciamo così. Vabbè, però anch'io sono bravissimo, Sono bravissimo. Che potere assurdo. Vedete che in 448 siamo troppo veloci. È stato proprio divertente. Amo tanto i miei pennarelli. Potremmo stare alzati ancora un po', per favore? Non voglio che il mio compleanno finisca ora. Abbiamo ancora una giornata. Non lo so, perché se sta troppo sveglia, ci freghiamo. No, non credo... Non lo so, forse è meglio che vai a dormire. Ma io non sono stanca. Posso stare in piedi? Ma io ti vedo che stai zombificandoli. No, vai a dormire adesso. Anzi, dovremmo darti da mangiare. Abbiamo ancora un'azione, quindi mangia un po'. Ecco, olla. Ok, dovevi mangiare un po'. E ora vai a letto. Però la barra del letto è piena. Comunque devi andare a dormire, mi spiace. Beh, oggi è stato veramente divertente. Buonanotte, Karin. Ah, sì. Buonanotte. Mi puoi leggere una storia della buonanotte? Va bene. Ok, dai, che dobbiamo renderla felice. Qua ci abbiamo... ma è tardi. Veramente? Vabbè. Buonanotte. Niente, non potevo neanche se volevo. Però meglio così, che dopo gli vengono le occhiaie da nerd. Bene, abbiamo fatto tutto anche oggi. Andiamo avanti la giornata. Ma questo gioco è lungo, Credo che per finirlo tutto e arrivare al vero finale
ci metteremo forse altri due episodi, magari potrei lasciarne un altro. Però vediamo un po' come prosegue, se c'è qualche colpo di scena. Ah, la scuola inizia martedì. Ecco, iniziamo che almeno vado a scuola. Sì, manca solo un giorno. Oh, non riesco ad aspettare. Andiamo a fargli ancora da mangiare, di moccare. Cosa abbiamo? Ah, posso dargli anche qualcos'altro, sennò veramente mi vomito. Codereccio, che buono. Potremmo avere dei cibi un po' diversi, presto? Abbiamo già mangiato... Non è vero, non hai mai mangiato questo, che mi dici? Mi mancano i cibi caldi. Anche a me, dai, cerco di trovare un lavoro presto così prenderemo del cibo migliore. Lo spero tanto. Devo anche trovare un lavoro. Ok, dobbiamo controllare il giornale, va bene. Faremo anche questo. Dobbiamo bilanciare molto bene la giornata perché adesso diventerà più complicata la storia. Dato che sabato è oggi, perché non andiamo ad esplorare un po' la foresta? Non devi sempre comprare robe. Potremmo trovare anche lì del cibo. Il che è buono. Dato che il negozio è sempre chiuso di domenica. Ok, possiamo andare alla foresta. Possiamo anche fare delle giornate. Carino, ok. Abbiamo ancora un punto energia. Quindi io direi che possiamo veramente sfruttarlo per andare magari alla foresta. E magari trovare del cibo. Oh, guarda, ci sono tantissime cose da raccogliere. Attenti ai funghi velenosi, ragazzi. Non voglio avvelenare la figlia adottata. Wow, delle bacche. Non pensavo di trovarle qui. Eh certo, i boschi sono nati per le bacche. Guarda quante bacche. Così tante bacche. Le ho prese tutte e ho rovinato la giornata. Almeno un appunto. Meglio che torniamo a casa. Torniamo a casa e direi... Oh, lei ha fame. Quindi credo che potremo usare le bacche che abbiamo trovato per mangiare... Posso cucinare qualcosa? Mangiati un po' di zuppa, per favore. Gnam, gnam, gnam. Che siamo messi male. Mangiati un altro panino. E sei tutta zozza, sei. Sei tutta zozza. Ti sei zozzata nel bosco. Ma che caspiterina. Puliamola subito. Mamma mia. Annaggia. Lei mi gira un secondo e diventa un porcellino nel porcile. Ok, abbiamo ancora un po' di cose, quindi io direi che potrei cercare del lavoro. Perché devo guardare il mio giornale, no? Controlliamo un attimo le lettere. Potrei trovare lavoro. Vediamo se qua c'è del lavoro per me. Dimmi di sì, ti prego. Così almeno possiamo... Abbiamo bisogno di più lavoratori alla vecchia fattoria. Un lavoro fisso da lunedì a sabato. Ok, faccio subito la firma. Ho detto che volete un lavoro, quindi vorrei... Ecco, era molto semplice una volta. Curriculum così, una letterina e via. Mamma mia, altri tempi, eh. Ok, ho sonno. Bene, abbiamo ancora un punto azione, eh. Io direi che possiamo sprecare magari... Non abbiamo più cibo, porca... Domani bisogna... Possiamo ancora un po' pulirla, perché ci sta sempre un bagnetto. Ok, credo che non posso farglielo più. No, niente, dobbiamo dormire. Controlliamo bene. Ah, stavo disegnando oggi, ho avuto un'idea. Posso aiutarci a prendere dei money? Sai, potrei vendere i nostri disegni. Beh, non è male. Dai, è una buona idea, lavoreremo sodo, io e te, assieme. Cerchiamo di farla entrare nell'impresa. Sfruttamento minorile. Va bene, mi piace. Possiamo aiutarci. Una storia prima di dormire sarebbe bella. Hai tempo? Vabbè, dai. Questa volta facciamogliela, così è più felice. Grazie mille. Allora, leggiamola. C'era una volta una bella fatina in un castello. Che è tutto bello. Oh, ok. Quindi abbiamo rifullato, vedete, la cosa del sonno. Così ha dormito meglio. Ok, ora è una giornata molto importante perché è la giornata di scuola per lei. Buongiorno. Liv è tornato oggi. È tornata, anzi, è una femmina. Ha detto che posso giocare con lei a pomeriggio. Mi viene a prendere. Va bene. Ok, mi hanno dato lavoro. Inizieremo domani. Perfetto, il 21. Ok. Benissimo. Mi è arrivata un'altra lettera che potremo guardare, però adesso... Che cosa dice? Buone notizie, un lavoro alla fattoria. Che bello. E quando avrò un lavoro anch'io? Cerca di fare la brava a scuola e vedrai che poi potrai prendere un lavoro. Ok, cercherò di fare il mio meglio. Sarò la migliore della classe. Bene, questo è lo spirito. Vedete? Ok, adesso andiamo qui, ragazzi, che dobbiamo comprare. Costano un po', però potrei fargli una bel cibo stavolta. Una bella zuppa.
Ok, compro due di questi. Ho speso un bel po', però ci sta un botto. Perché ho comprato del cibo assurdo da leccarsi i baffi e godere come un riccio appena nato. Oh oh, preparati. Genoveffa, aspetta. Allora, cuciniamolo subito. Allora, cosa facciamo? Facciamo... Abbiamo anche i mirtilli. Prima che vadano male dobbiamo cucinarli. Allora, intanto ci facciamo la marmellata. Guarda qua la marmellattona buonissima. Quella ti piace. Ho visto che sei contenta. Torniamo indietro e diamogli un po' di marmellata e vediamo se gli piace. Buono. Perfetto. Non avevi detto che devo sistemarmi i vestiti? Sono veramente belli, mi piacciono. Tranne per i buchi. I buchi non mi piacciono. Grazie. Beh, adesso vado. Come? Quindi dobbiamo sistemargli i vestiti nel tavolo di cucina? Ah, oh, cavolo, aspetta, come si fa sta roba? Ah, ok, devo mettermi qua e sistemarglieli. Ok, gli abbiamo sistemati i buchi. Mannaggia, eravamo proprio presi hardcore. Ok, gli sistemiamo pure questo. Speriamo di non sprecare troppo giornata. Liv è veramente divertente. Ho nascosto un disegno per te, vedi se riesci a trovarlo. Ok, allora, wait a second. Hai nascosto un disegno per me. Dove l'avrai messo? Sotto il letto. Qui in stanza, qui. Dove ha messo sto disegno? Ha detto che ha nascosto un disegno. L'avrà nascosto qui. Controlliamo le lettere che magari è arrivata qualche altra notizia. Altri lavori? Oh cavolo, c'è una guerra in Corea qui. Speriamo che non succeda niente di male. Dobbiamo forse fare ancora del cibo. Cavolo, non abbiamo più cibo. Questo è un grosso problema. Aspetta. Ti prego. Dimmi che non sprechiamo la giornata. No, è venuto una... Posso andare a dormire? Dato che ha la barra del cibo piena, io... Prima devi mangiare. Devi cenare, oh. Meno male. È un po' zozza, però non abbiamo più tempo, vedete? Mi sa che non posso... Beh, posso un po'. Meno male. Ok, dai, meglio di niente. Anche qua, pulisci tutto. Per il bagnetto, però, non lo puoi fare. No, lo puoi fare. No, cavolo, non posso. Non ho più energia. Vabbè, dai, non è ridotta malissimo. Che ansia, cioè io stra che sono triste, sarei triste. Va bene, quando mi sveglierò sarò una bravissima ragazza a scuola. Voglio capire cosa significhi andare a scuola. Vedete, cioè, c'è gente che voi che rosica di andare a scuola e lei dopo la guerra è tutta contenta. Dobbiamo imparare, eh. Dai, non preoccuparti, andrà tutto bene. Ok, probabilmente hai ragione, dai. Lavorerò sodo, lo prometto. Puoi leggermi una storia? Non posso. Mi dispiace, dai, magari domani. Oh, ok, buonanotte. Mi dispiace, però non avevo più punti energia. Però oggi è il gran giorno! Il giorno del sole, baby! Oggi è il giorno! Italia! Oggi inizio scuola e sarò una grande ragazza. Sei felice? Mm-hmm. Ho aspettato così tanto per andare a scuola. E questo è anche il tuo giorno del... Ah, è vero, oggi devo andare anch'io a lavoro, aiuto! Ho più paura di te! Ho stranzia! Dai, presto magari potrò avere un bello zaino. Così potrò prendere i libri di scuola. Ne ho visto uno al negozio. Vabbè, cercherò di prenderlo, però prima devo vedere se riusciamo a comprarlo. Vabbè, ha senso. Ok, allora, intanto dobbiamo fargli una bella colazione. Perché se no... quindi dobbiamo preparare una zuppa con i fiocchi. Questa dovrebbe rifillare un botto. Questa dovrebbe rifillare veramente un botto. Quindi andiamo qua. Mangia qua. Bene. Abbiamo rifillato un botto. Ora torniamo indietro. E dobbiamo anche cambiargli i vestiti, credo. Non so dove devo andare. Sono nervosa. Non essere nervosa, figlia mia. Potresti accompagnarmi a scuola? Non essere nervosa, Karin. Dai, ce la farai. Ah, ho capito. Vabbè, ci vediamo dopo scuola. Cerca di essere forte e confidente. Dimostragli quanto intelligente sei. Sì. Sì, sono molto intelligente. E passerò un po' di tempo con Liv. Ok, per mandare Karin a scuola devo cliccare sul... Però ha tutto il vestito zozzo. Cioè, questa cosa non va bene. Cioè, io la mando a scuola con il vestito zozzo. La prenderanno in giro. Mannaggia, non posso farci niente però. Vabbè, l'ho mandata e io vado al lavoro adesso. Quindi ora la giornata passa in fretta perché dobbiamo andare anche al lavoro, eh. Questo è un bel casino.
Posso anche fare overtime per prendere più soldi, ma questo probabilmente rovinerà il rapporto con mia figlia. Ok. Sono a casa. Perché sei così triste? Com'è stato il tuo primo giorno a scuola? La scuola è stata strana e non per niente bella. Stavo cercando di fare un po' di amici, ma... tutti mi continuavano a guardare e non volevano parlarmi. Ma non hai fatto niente di sbagliato? Loro non ti conoscono. Quindi se loro mi conoscessero meglio, magari sarebbero più gentili. Magari così saremo amici. Cavolo, è perché non l'ho pulita, mi sa. Dobbiamo cambiargli i vestiti, però... Dove devo andare per cambiare questi dannati vestiti? Dove caspita devo andare? Dove caspita devo andare per cambiare? Intanto puliamo sta faccina de rose. Ok. Facciamogli fare anche un bel bagnetto, mi dispiace. Ok, già molto meglio. Mi aiuterai con i compiti? La insegnante mi ha chiesto di rispondere alcune domande domani. Ma certo, ma certo. Ok, grazie. Il libro è nella mia stanza. Pronto? Andiamo. Se Lynn e Pir hanno una... Se... Ah, i problemi di matematica li odio, no! I flashback con io, i PTSD! Quante... No, le mele! No, quello delle mele! No! Mi pare due mele, non vorrei dire cagate, mi pare due mele. Sì, l'ho pensato anch'io. Ok, prossima domanda. Se Pir mangia una delle sue mele, quante mele gli sono rimaste? Una mela. Una mela. Mm-hmm. Va bene, l'ultima domanda. Mamma mia, ragazzi, mi sembra di essere milionario. Mi sembra di essere chi vuole essere milionario. Questa è la domanda da un milione. Se la mamma di Pearl prende... Di Pearl prende 4 mele e dicono a tutti di dividerle in modo equo, quindi quante mele Pearl dovrebbe dare a Lynn? Quanti erano? 4 mele? 2 e mezzo, mi pare. 2 e mezzo, perché se ne aveva una in più. Aveva già 2 mele, pensavo ne avesse una. Ok. Cioè, non sarebbe giusto, hai ragione. Va bene, spero che basti. Brava, brava, sei più intelligente di me, cacchio, una genia. Ho Einstein come figlia. Vabbè, complimenti. Ma ti vedo stratriste, dai, tranquilla, va tutto bene. Ti do le carezze. Deve mangiare un po' sta bambina, cioè se no mi muore davvero. Andiamo, creiamo 2 paninozzi, isolozzi. Sono così stanca dopo oggi. Mannaggia, potrei dormire una settimana intera. Allora, intanto mangia la cena. È una cena un po' strana. Siamo a corto di cibo, però per fortuna stiamo andando bene in general. Tanto l'abbiamo lavata, quindi dovrebbe andare già meglio. Dai, sono curioso dell'ultima giornata a scuola. Poi mi sa che devo concludere. Allora, andiamo a dormire. La fiaba, non abbiamo tempo. Non so se mi piace la scuola. Anche l'insegnante sembra un po' cattiva. Sai, crescere significa un po' imparare anche dalle sfide che la vita ti caccia. Forse ho cambiato idea. Forse non voglio crescere dopo tutto. Puoi leggermi una storia? No, magari domani. Ah, ok. Scusa, buonanotte. Non avevamo più tempo, devi mangiare, se no mi morivi di fame. Mamma mia, non so se me la sto giocando benissimo. Dobbiamo essere più bravi. C'è qualche lettera? No. Abbiamo altre foto? Sì, la foto della torta che abbiamo fatto assieme, bene. Andiamo a... Vabbè, speriamo che domani vada un po' meglio. Presto prenderemo il resto dei libri. Ma non ho uno zaino. Tutti gli altri bambini hanno degli zaini. Dai, presto te ne comprerò uno, giuro. Veramente, wow. Spero che possiamo permettercelo. Oh santo cielo. Allora, leggiamo la lettera. Vediamo se c'è qualcosa. Ok, è arrivata una lettera che l'ha messa... La posta è qui. Va bene. Allora, vediamo se lo vendono al negozio. 200! Costa stra un botto. Vabbè ragazzi, questa volta compro 2 di questi. E risparmiamo e credo che tra un po' ce lo possiamo permettere, dai. Torniamo a casa. Forse per quello la prendono in giro, perché non ha uno zaino. Creiamo un po' di cibo allora sta giornata, così almeno fai veramente un buon pranzo. Avevo comprato più di una roba comunque. Vabbè, la pasta al semolino a posto, gliel'abbiamo data. Il resto non posso dartelo forse. Ma glielo posso dare, benissimo. Diamogli tutto quello che abbiamo. Bene.
Let's go. Ora mi piace com'è messa. Non so se voglio andare, ma devo andare. Olive sarà da sola. Forse gli altri bambini sarebbero più gentili se fossi come loro e avessi uno zainetto. Tutti gli altri bambini ne hanno uno. Ti giuro che lo compreremo. Sì, però lo prenderò per la scuola, non per dimostrare che tu sei meglio degli altri, capito? Va bene, capito. Ok, allora, adesso... niente, devo lavorare sodo. Devo lavorare per sto cacchio di zainetto e forse dovrò fare anche gli straordinari. Se non mi danno abbastanza soldi. Non posso fare gli straordinari, purtroppo, sennò li avrei fatti per sto cacchio di zaino. Qualcuno mi ha detto una brutta parola oggi. Mi hanno detto che sono una bastarda. Lo si dice? Perché non ho una vera famiglia. È così sbagliato. Noi siamo veramente una famiglia magnifica. Ah, quindi loro non hanno ragione? Quindi hanno mentito. Beh, sono felice che tu apprezzi la famiglia. Anche a me piace. Ma tutti hanno una mamma e un papà. Nessuno lasciato indietro. Chi sono i miei genitori? Io voglio saperlo. Me l'hai promesso. Me l'avevi detto, me l'avresti detto quando sarei stata grande. E guarda, adesso sono grande. Perché mi chiamano con quella brutta parola? Cacchio. Ok, il gioco sta diventando un attimino sadder. Non so se dirgli la verità, perché i suoi genitori non è sposati. Sei ancora troppo giovane, diciamogli. No, non è vero, cavolo. Devi promettermi che li troverai. Ok, allora te lo prometto. Finalmente capirò chi sono i miei genitori. Devo contattare sua madre, in qualche modo. Mannaggia, ok, la roba si fa un attimino difficile qui. Dobbiamo cercare se magari riesco a trovarla in qualche modo. Ok, nome della madre, Siri Saim. Ok, quindi esiste. Gli scrivo, cara Siri. Avevo promesso di lasciarti da solo, però Karin ha iniziato la scuola e ha paura di quello che succede. Vorrebbe tanto sapere la verità su suo padre. Poi però vorrei dirmi di più sul suo papà, per favore. Qui non sono morti, l'hanno abbandonata. Che figli di trota. Non so se leggere un'altra lettera. Potremmo leggerla. Magari c'è qualcosa di utile. Leggiamo il giornale, che magari è roba utile. Ok, compra il tuo zainetto questa settimana. Abbiamo un sacco di modelli e colori. Nice, magari costa meno. Ok, dai, questa lettera è stata provvidenziale. Bene. Potremmo giocare un pochettino? Ehi, sei triste? Dai, vuoi giocare a nascondino? Sì, dai. Io vado a nascondermi. Oh, cacchio. Allora, è sparita. Dove si è nascosta? Qua si possono cambiare i vestiti. Ok, ora lo so. Sotto il letto. Non è qui, non è... Perché è che si è nascosta? Aspetta, l'ho vista! Era in casa, era qua dietro! Ah, mi hai trovata! Mannaggia. Ok, va bene. Ragazzi, io sto aggiornata, aspetta che la clean un attimo. Ok, il cibo purtroppo... Non so, ce ne abbiamo ancora un po'. Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo a un cacchio. Vabbè, però stanotte li leggo la favola della buonanotte, almeno quello. La scuola è diversa. Non sono molto divertenti gli altri bambini. Ma magari imparare nuove cose renderà le cose migliori. La scuola è complicata, ma te sei molto intelligente. Le cose cambieranno ora che sono adulta, vero? Sì, ora che sei più adulta inizierai a scoprire il mondo da te. Wow, l'intero mondo. È veramente grande. Però sarò sempre qui con te. Mi prenderò io cura di te. E gli accarezzo i capelli. Bene, dai. Beh, dai. Tu sei un po' più vecchio di me. Però anch'io posso darti una mano. Scusa se ti ho fatto arrabbiare. Non ho bisogno di un altro genitore. Ho te. Però, sai, sarebbe bello sapere di più su di loro. Cercherò di fare il possibile. Adesso dormi. Puoi leggermi una storia? Sì, oggi abbiamo tempo. Certo. Grazie. Mamma mia, i feels. Sto gioco mi sta facendo venire i feels. Beh, credo che sia anche educativo, ragazzi. Cerchiamo di prenderci il lato buono di questo gioco. Beh, oggi è andata così. Ragazzi, questo era My Lebensborn Child. Un gioco veramente carino che sta diventando sempre più bello man mano che andiamo avanti. Volete che lo continuo, che diventi una serie dove finalmente ritroviamo i suoi genitori e riusciamo a renderla finalmente una bambina felice?
Fatemelo sapere in un commento. Io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo molto presto con un altro video di My Life as War Child. Ciao ragazzi!